Slitta l'apertura, sopralluogo dalla variante del Settembrin rinviato a settembre il completamento dell'opera viabilistica. Ridotti i costi a Moneglia, il ripascimento delle spiagge è costato meno grazie all'intervento dell'opposizione. Bilancio positivo, successo oltre le aspettative, secondo il presidente dell'Economica, per la nuova edizione della mostra del Tiguglio che si è chiusa ieri a Chiavari, sfiorate le 60.000 presenze. Torna al teatro in dialetto, al via la 28esima rassegna Elio Rossi, organizzata dall'Associazione Culturale Ucastello, primo appuntamento nel parco di Villa Rocca giovedì sera. Arriva il green carpet, tutto pronto per la serata di giovedì a Rapallo con la manifestazione promossa dal CIV, ecco le novità della quarta edizione. I successi di Mariel, vela, buon risultato per l'imbarcazione durante la 63esima giraglia Rolex Cup, l'equipaggio, sono arrivati anche i complimenti del vice sindaco di Chiavari Garibaldi. Buonasera ai telespettatori del TG Tiguglio, dunque la viabilità in primo piano, come avete sentito nei nostri titoli, slitta l'apertura, stiamo parlando della variante del Settembrin, quest'oggi c'è stato un sopralluogo, rinviato al prossimo mese di settembre il completamento dell'opera, come hanno spiegato dalla città metropolitana, sentiamo. Variante del Settembrin, oggi il consigliere delegato ai lavori pubblici e alla viabilità della città metropolitana Gianni Vassallo ha effettuato un sopralluogo con i tecnici dell'ente e l'impresa che segue l'intervento sul bypass che dovrà eliminare un chilometro di strozzature all'imbocco della provinciale 26 della Val Graveglia. Avevamo individuato tre obiettivi temporali per quest'opera: a metà febbraio l'avvio della nuova fase dei lavori, prima di Pasqua le prove di carico e collaudi e entro luglio il completamento della struttura, ricorda Vassallo. I primi due li abbiamo raggiunti, mentre, come è emerso oggi, per questioni legate all'impresa dovremo rinviare di qualche mese il completamento definitivo dell'intervento. Secondo le previsioni dei tecnici della città metropolitana e dell'impresa, entro la fine di luglio saranno comunque terminate le ultime parti strutturali da collaudare nella prima metà di agosto e poi a settembre il cantiere ultimerà gli interventi di finitura necessari perché la variante sia pronta. Tutta la soletta in cemento armato del tratto sopraelevato fra i due ponti d'acciaio infatti è stata gettata, mancano ancora quella del ponte più a valle e la rampa di discesa dalla variante verso i terreni sulla sponda destra del Graveglia, che dovranno essere realizzati entro luglio. Ricordiamo che si tratta di una infrastruttura da 9 milioni di euro complessivi, cofinanziata dalla regione per 6, dalla provincia, ora città metropolitana, per 1,8, dal MEF per 1 milione e per 200.000 euro dagli enti locali della valle. La cronaca: furto in abitazione a Sestri Levante in via Aurelia. Una donna ha denunciato ai carabinieri che ignoti, dopo aver forzato la porta d'ingresso una volta all'interno dell'appartamento, hanno rubato numerosi oggetti in oro per un ingente valore. Indagini sono in corso per risalire ai ladri. Il costo per il ripascimento delle spiagge di Moneglia è diminuito e a prendersi il merito è l'opposizione con il gruppo per Moneglia. Sentiamo i dettagli. A Moneglia il ripascimento delle spiagge inizialmente aveva un determinato costo, ma poi grazie anche alle pressioni dell'opposizione si è arrivati ad una cifra decisamente più bassa. Sì, il comune aveva stipulato un contratto con la cooperativa Fronte Mare di 257.000 euro per effettuare un'operazione di ripascimento utilizzando il materiale proveniente dallo scavo, che era prettamente sabbia. Questa cifra secondo noi era ben 6 volte sopra il valore del prezzo di mercato, tant'è vero che non è stata fatta nemmeno una gara per assegnare questa opera. Abbiamo iniziato una battaglia in consiglio comunale che è durata parecchi mesi e il risultato è stato che pochi giorni fa ci hanno consegnato un computo metrico del finale dei lavori pari a 39.000 euro di spesa. Questa cifra secondo noi è ancora troppa, contiamo nel prossimo consiglio comunale che abbiamo convocato con la presenza dei tecnici il direttore dei lavori dell'opera di verificare tutte le voci. Comunque questa cifra qui sarà poi sottratta ad un'altra cifra che sono quelle dei risparmi relativi proprio ai costi di discarica, che potrebbe aggirarsi anche intorno ai 200.000 euro ed è una cifra che senza l'intervento della minoranza non sarebbe più tornata nella disponibilità del comune.
Ancora cronaca, oggi a Lavagna i carabinieri, a seguito di una querela sporta da un cittadino, hanno denunciato in stato di libertà un 41enne che, per futili motivi riconducibili a pregresse controversie, ha minacciato l'uomo che poi si è rivolto appunto ai militari. Archiviata Consegno Più la mostra del Tiguglio a Chiavari, il bilancio secondo gli organizzatori è positivo, circa 60.000 le presenze e sono state anche lanciate alcune proposte al comune. Sentiamo. Si è chiusa ieri la mostra del Tiguglio organizzata dalla Società Economica di Chiavari. Ultimo ospite è stato l'enogastronomo Paolo Massobrio. Il tempo dei bilanci non è ancora maturo, ma i primi numeri sono lusinghieri, secondo il presidente Roberto Napolitano. Siamo contenti, complessivamente ci sembra che il pubblico abbia gradito le novità proposte quest'anno e per quanto ci siano sempre margini di perfezionamento, la sfida di coniugare tradizione e modernità ci sembra vinta, dice. Il Teatro Cantero è stata la sorpresa più creativa ed apprezzata. Abbiamo calcolato con una prima stima approssimativa che nello storico teatro trasformato in un'area espositiva siano entrati 1.000 visitatori all'ora. Un'affluenza davvero da record che prelude a un numero di presenze vertiginoso nel complesso, aggiunge. Vincente la scelta di puntare su un tema di stringente attualità come la gestione delle risorse, che è stato declinato in tutti i possibili aspetti: economico, ambientale, culturale, umano. Tanti gli spunti nati nell'ambito di questi 4 giorni. Auspichiamo che da questa mostra del Tiguglio nascano novità e stimoli per promuovere sempre più e sempre meglio Chiavari e il suo territorio. In primis ci farebbe piacere farci portavoce dei tantissimi cittadini e turisti che hanno sollecitato la pedonalizzazione del centro storico, almeno nei mesi estivi. Persino l'attore Tullio Solenghi, apprezzatissimo ospite di venerdì scorso, passeggiando per la piazza trasformata in giardino, ha avuto parole di apprezzamento e ci ha invitati a portare avanti una battaglia culturale per la pedonalizzazione. Riferisce ancora Napolitano. Tra gli altri ospiti della manifestazione, che si è snodata tra l'auditorium e Piazzale San Francesco, il giardino di Villa Rocca, Piazza Matteotti e il Cantero, anche l'attore Maurizio Lastrico, che ha interagito con il pubblico e gli espositori. Ero ancora a mezzo 3:14 dal sonno, non capivo un beneamato 15 e sto qua continua, tutta la notte fa casino, tu e quelle 79,3 delle tue amiche. Se, ah, tanto 79,3 glielo dice a tua sorella. Cosa hai detto di mia sorella? Ti spacco il 2, ti rompo l'8. Che tra parentesi sua sorella un po' 3/4 di 9 lo è, ma vabbè, insomma non c'entra. E mi dà uno schiaffo. 40. Sorgi bel sole a contrastare la luna. Qui che ha Giulietta con tutte e tre, se cuscì e cacciance, dice: Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo? Rinnega il tuo nome e non sarò più una Capuleti. Ciammi un po' come ti fai, mia. Porca trota! 33 teatranti trentini al Teatro di Trento intrattennero per 3 ore il teatro con un trattamento tratto da un trattato del Trota sul Trotto. E talmente aveva il teatro triturato il tutto che a un tratto col trattore tra un trentino tracano un Gerbur trattino stramir e non partire un rutto. Allora, il barista sotto casa mia. Porca trota! Restiamo a Chiavari anche se cambiamo argomento. Mercoledì alle 9 presso il punto blu del comune in via Remolari, il sindaco Roberto Levaggio e l'assessore all'ambiente Nicola Orecchia consegneranno le bandiere blu 2015 e le bacheche agli stabilimenti balneari Ciccio, Giannissimo Estè, Bergamo, Gabbiano, Comunali e l'Oasi. E si apre intanto giovedì alle 21 nel giardino di Villa Rocca, sempre a Chiavari, la 28ª rassegna di teatro in dialetto Elio Rossi. Come sempre ad organizzarla l'Associazione Culturale Eucastello. Sentiamo. 28ª edizione della rassegna dialettale, quali sono i punti di forza di questa rassegna? Ma il punto di forza intanto è che ci avviciniamo quasi al trentennale, questo è un motivo di orgoglio perché siamo riusciti, mettendoci un grosso impegno in tutti i sensi, che il Castello riesce ancora a portare avanti questa rassegna, che credo che ormai sia l'unica, possiamo dire, Chiavari diventi la capitale del teatro dialettale, perché come durata, 12 spettacoli e anche la rappresentazione delle novità che abbiamo tutte le compagnie migliori di Genova Centro, abbiamo Savona anche con la compagnia La Toretta, abbiamo anche il Tigullio rappresentato da quelli di Una Volta di Carasco. E abbiamo anche l'Erici, dunque direi che è un programma articolato che copre tutta la Liguria.
Ecco, in che giorni sarà possibile vedere le rappresentazioni? I giorni cominciamo già questa settimana, giovedì 25 giugno, e appunto cerchiamo di fare le reclame che vi aspettiamo. Poi saranno intercalati lunedì e venerdì per il mese di luglio, e poi ci sono altre quattro rappresentazioni che adesso dovrei leggere, comunque saranno di martedì e giovedì. Comunque nella città e poi dai media e dalle televisioni avrete il programma dettagliato. Il nostro Tigullio è ancora protagonista ad Expo di Milano, sarà infatti presente presso il padiglione di Coldiretti Acqua Lavagna domani, che fornirà le sue orate in occasione della giornata inserita nella settimana della Liguria che si chiuderà il 28 di giugno. Non solo orate, anche materiale promozionale, video, analisi biologiche delle acque liguri. Acqua è riuscita ad accedere a questo palcoscenico essendo la prima società del Nord Italia a svolgere l'intero ciclo produttivo in mare aperto. Giovedì sera a Rapallo si terrà il Green Carpet, la manifestazione promossa dalla CIV, è stata presentata questa mattina in comune. Sentiamo quali sono le novità di quest'anno. Il Green Carpet è una cena itinerante, come ben conoscete, che si svolge a cielo aperto lungo la passeggiata mare di Rapallo e all'interno del centro storico. Il tappeto verde, sia simbolico che effettivo, che sarà presente, crea un percorso gastronomico dove le varie realtà, American bar, botteghe, gastronomie, ristoranti soprattutto, presentano un piatto abbinato a un bicchiere. Quest'anno il piatto è stato richiesto ai vari ristoratori ed esercenti di cercare di rispettare la tradizione e l'argomento green, in quanto scegliendo dei prodotti o a chilometro zero o della tradizione o addirittura anche biologici. Ci siamo coordinati volentieri con il CIV e con tutta l'organizzazione del Green Carpet per inventare un percorso enogastronomico all'interno di tutti i partecipanti dei ristoratori, con un piatto dove l'ingrediente fondamentale sia la prescinsea. Quindi dal dolce al salato si potranno assaggiare dei piatti con la prescinsea. Ci sarà anche una simbolica votazione il giorno precedente, e quindi il giorno poi di inaugurazione la votazione porterà a una premiazione del miglior piatto a base di prescinsea. Una delle novità è che quest'anno, per la prima volta nelle manifestazioni Green Red Carpet, sarà coinvolto San Michele di Pagana. Ci sono diverse aziende a San Michele, che hanno ben 6 aziende a San Michele, che hanno accolto l'invito a partecipare, quindi ci sarà un percorso di tappeto verde anche da loro e si potrà continuare la passeggiata fino a San Michele. E rimaniamo ancora a Rapallo per un'altra iniziativa dove cibo è cultura. Si tratta di una serie di appuntamenti per soddisfare i palati più esigenti e curiosi e nel contempo capire l'impegno e la ricerca che racchiude un piatto o un prodotto. Si incomincia domani con i prodotti della Deco, fiore all'occhiello della tradizione locale, presso il ristorante Rocco e i suoi fratelli a mezzogiorno. Saranno presenti anche il sindaco Carlo Bagnasco e l'assessore al turismo Elisabetta Lai. I prodotti nello specifico saranno i panzotti e i cubeletti di Rapallo. E ora facciamo un passo indietro a sabato sera scorso a Lavagna, nell'area del porto turistico, dove si è svolta la quarta edizione della manifestazione Porto in Tavola. Risultato positivo, confermando come questa manifestazione stia seguendo un trend di continua crescita sia come affluenza sia come qualità, hanno detto gli organizzatori. Sono stati serviti oltre 700 coperti, gli ospiti hanno potuto ammirare oltre ad una sfilata gli spettacoli musicali, a completare l'offerta anche una mostra fotografica incentrata sul cibo organizzata dal circolo fotografico Fotograficamente. Riprendiamo dalla città di Santa Margherita Ligure, una 2 giorni dedicata agli amici a quattro zampe, e si inizia domani. Sentiamo il programma.
Santa Margherita Ligure dedica 2 giorni ai cani, domani martedì 23 giugno e dopodomani mercoledì 24 giugno, con incontri, dimostrazioni, sfilate e spettacoli. Lo scopo è quello di passare un momento insieme agli amici a quattro zampe, ma anche cercare di saperne qualcosa di più di loro. Si comincia domani, a partire dalle 16, con l'esibizione dei cani da salvataggio nella spiaggia di Ghiaia, a cura dell'Associazione dei dell'Acqua, Onlus. Sempre domani alle 21.30 all'Anfiteatro Bindi un coinvolgente e divertente spettacolo musical cabarettistico di un insolito duo, il pianista jazz Dado Moroni e il comico Alessandro Bergallo, che daranno vita ad una performance animalesca dal titolo Bergallo, Dado e altri animali. Insetti, pesci, scimmie, rettili, dinosauri e animali di fantasia come l'elemita, un raro esemplare di elefante con spiccata vocazione all'autoisolamento. Tutti gli animali sono chiamati in causa per spiegare le complesse dinamiche che regolano i nostri rapporti e comportamenti che non sono per nulla prerogativa dell'essere umano. Dopodomani, mercoledì, è in programma lo spettacolo per bambini e ragazzi Bestia alle ore 17 in Piazza Caprera, a cura del Teatro del Piccione. In serata, doppio appuntamento sempre all'Anfiteatro Bindi, dedicato a cani e padroni. Si comincia alle 20.45 con la tavola rotonda La mente e il cuore degli animali, che intende rispondere ad un pubblico popolare alle seguenti domande. Gli animali provano emozioni, hanno sentimenti, pensano, sono dotati di coscienza e autocoscienza? Parteciperanno Luisella Battaglia, Giovanni Ballarini, Modera, Giorgio Caralis, presidente dell'Accademia Culturale di Rapallo. A seguire alle 22, cari amici cani, sfilata di cani e padroni a cura del gruppo cinofilo di Rapallo. Dimostrazioni, spettacoli, tavola rotonda e sfilata sono ingresso e partecipazione gratuita. L'Associazione Internazionale Amici del Monte di Portofino nei prossimi giorni invierà a Papa Francesco una tessera onoraria accompagnata da una lettera di invito a visitare uno dei luoghi più belli del mondo. Nell'enciclica sull'ambiente, con idee semplici e chiare, il Pontefice propone un nuovo stile di vita che contrasti con le gravi responsabilità della politica internazionale e locale, sovente rivolta al mero profitto. Tutti i temi che il sodalizio ambientalista porta avanti da 45 anni. Sabato sera scorso si è svolta la mezza maratona in notturna a Chiavari, vediamo allora com'è andata nel servizio. Il podista del Marocco, Enay El Idrissi, ha vinto la prima edizione della mezza maratona di Chiavari, organizzata in notturna dalla Chiavari Tiguglio Outdoor. La gara, a cui hanno partecipato 337 corridori, si è snodata lungo un percorso di circa 7 km da ripetere 3 volte per un totale di 21 km e 97 metri. Partenza ed arrivo da Piazza Gagliardo, per i chiavaresi Piazza dei Pescatori. Aziz, tesserato per il CUS Genova, ha tagliato il traguardo in prima posizione facendo registrare il tempo finale di 1 ora 12 minuti e 37 secondi, precedendo Gianluca Catalano, portacolori della SAI Alessandria, secondo in 1 ora 13 minuti e 27 secondi, e Mohamed Eriti, anche lui marocchino, in forza al team genovese della Cambiaso Risso, terzo con il tempo di 1 ora 14 minuti e 48 secondi. In campo femminile, affermazione di Elga Caccialanza, rapallese dell'Atletica 2 Perle, con il tempo di 1 ora 21 minuti e 29 secondi, precedendo nell'ordine Valeria Belan della San Marco Milano, seconda in 1 ora 30 minuti e 4 secondi, e Monica Pilla, a sua volta sempre tesserata per la San Marco Milano, e terza classificata con lo stesso tempo. Ed il vice sindaco e assessore allo sport di Chiavari, Sandro Garibaldi, a nome dell'amministrazione ringrazia l'equipaggio dell'imbarcazione Mariel e lo Yacht Club di Chiavari per il buon risultato nella 63esima edizione della Giraglia Rolex Cup, importante manifestazione velica internazionale appena conclusa. Si tratta di un equipaggio formato da chiavaresi e lavagnesi che si sono distinti in uno sport considerato di nicchia, ma che in realtà rappresenta un modo meraviglioso di vivere il mare, afferma Garibaldi con soddisfazione. L'equipaggio era formato, oltre che da Federico Massari, armatore e timoniere, da Filippo Peggio, Alessandro Garibotto, David Limardo, Gabriele Chiamezzana, Gino Torchio e Paola Capizzi. Gabriele Chiamezzana, scusate. E parliamo di sport e dibattito contro la violenza sulle donne. Un incontro si è tenuto ieri a Chiavari. Vediamo com'è andata.
Si è svolto ieri il primo torneo di calcio femminile a 7 a scopo benefico contro la violenza sulle donne, organizzato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Calcio Tiguglio in collaborazione con l'Onlus Amici di Simone Tanturi. Presso il Maria Luigia di Chiavari si è svolto anche una tavola rotonda sul tema Basta violenza sulle donne. Abbiamo pensato, come squadra di calcio femminile nata diversi anni fa, quest'anno dopo la partecipazione al primo nostro campionato WISP, di organizzare un torneo nella nostra sede del Maria Luigia e di destinarlo a scopo benefico contro la violenza sulle donne, come momento di riflessione nel Tiguglio su questa grave problematica. Alla tavola rotonda abbiamo invitato gli enti preposti che da anni lavorano per risolvere nel territorio questa problematica. Il CIF di Chiavari con la presidente e la responsabile del telefono donna che da tanti anni operano nel Tiguglio e preposti dalla regione. E poi un'associazione privata, Associazione Vita di Rapallo, la dottoressa Raffaella Gallini, che è una esperta in materia di pari opportunità per la città metropolitana di Genova, due avvocati civilisti e una console. Sicuramente dopo questo evento a scopo benefico pensavamo di organizzarne altri, magari per l'autunno, e nello stesso tempo abbiamo iniziato una collaborazione come squadra con la scuola Maria Luigia di Chiavari per un eventuale avviamento al calcio femminile per le bambine dai 6 ai 12 anni. E affermazione del gruppo sportivo Agostino Moltedo di San Michele di Pagana nella prima prova del Palio Marinaro del Tiguglio 2015. Al termine di una combattuta finale, i biancoverdi hanno preceduto nell'ordine Rapallo, Lavagna, Chiavari, Zoaglie, Sestri Levante. Ovviamente San Michele al primo posto con 16 punti, seguito da Rapallo con 14. Nelle prove di contorno, sul gozzo in vetro resina, affermazione di San Michele di Pagana nelle categorie Seniores e Master, del Sestri Levante nei juniores e del circolo pescatori dilettanti rapallesi in ambito femminile. Seconda prova del palio domenica prossima a Rapallo. Fino a domenica a Santa Margherita Ligure si tiene la musica degli angeli, festival degli organi, 8 concerti nelle chiese e negli oratori cittadini. Iniziano domani le visite guidate al centro storico di Moneglia. Continueranno per tutta l'estate ogni martedì con ultimo appuntamento l'8 settembre. Le guide attenderanno ogni volta i partecipanti presso il Palazzo Comunale. Alle 21 daranno il via alla scoperta del centro e delle bellezze della cittadina, illustrando curiosità e storie ai visitatori. Bene, ci salutiamo, grazie per essere rimasti con noi, la nuova edizione del TG domani alle 12.45, adesso c'è il meteo e vi ricordo che potete rivedere in replica questa edizione del TG alle 20.20 sul canale 117 Tiguglio TV, trovate le notizie anche sul nostro sito www.intellatv.net, sulla nostra pagina Facebook e su Twitter e trovate il telegiornale anche sul canale YouTube. È davvero tutto, una buona serata. Previsioni per domani, martedì 23 giugno. In mattinata nuvolosità variabile con ampie schiarite. Il veloce passaggio di una perturbazione porta a un aumento dell'instabilità dal pomeriggio, con possibili locali rovesci o temporali anche forti. Venti da sud-ovest tra moderati e forti, rafficati. In serata progressiva rotazione e ingresso di venti settentrionali. Mare generalmente molto mosso, fino ad agitato in mattinata sulle coste del Levante. Le temperature previste sulla costa tra 20 e 27 gradi, l'entroterra tra 14 e 27 gradi.